ancora un tunnel sotterraneo da lì in fondo fino a qui, e questa era l'emiciclo, la prima cosa che è stata costruita per permettere ai parlamentari di riunirsi in plenaria, perché lì non c'era più spazio. Questo è il punto principale. E qui ci troviamo di fronte all'albero del lobbista, perché la società dei professionisti dei public affairs, cioè delle lobby, o degli advocates, perché poi insomma possiamo parlare di lobby, rappresentanze di interessi privati. Io normalmente parlo invece di advocates, per quelli che rappresentano gli interessi pubblici o collettivi, quello che per esempio faccio io. Senti, ma questo qua è un cane lobbista? Lei no, è una spia. Ah, lei è un attivista che ha le spie dentro, che ci segue. Cioè fa le pulci, allora, fa le pulci. Esattamente, c'ha le pulci. Nel 2001 questa cosa è stata inaugurata da Nicole Fontaine, che era il presidente del Parlamento europeo all'epoca. I parlamentari sono in carica per 5 anni e il presidente si elegge ogni 2 anni e mezzo, quindi ce ne sono 2 per una legislatura. Attualmente il presidente del Parlamento europeo, lo sapete, è il socialista tedesco Martin Schulz, che è il candidato per i socialisti e democratici, perché la famiglia nel Parlamento europeo, il gruppo SND, quindi si chiama Partito Socialista Europeo, poi insomma una serie di motivi hanno cambiato, si chiamano SND, Socialista e Democratico. E cosa? Partito Socialista Europeo. No, è il Partito Europeo, ma il gruppo al Parlamento Europeo si chiama SND, perché non so, il Partito Democratico, esattamente. Vabbè, vedo che sai se beghe interne di palazzo. Il PSE chi propone? Il PSE in realtà non è all'interno del Parlamento Europeo, è un Partito Socialista Europeo che insomma al di là del Partito Socialista. Esattamente. Però ha una rappresentanza in Parlamento Europeo. All'interno del Parlamento Europeo il gruppo si chiama SND. Appunto. E poi quelli conservatori, cioè l'equivalente di PDL, Forza Italia, Nuovo Centrodestra e tutto, qui dentro si chiamano il PPE, Partito Popolare Europeo, la Democrazia Cristiana, non è che state registrando. E poi ci sono altri gruppi più piccoli, i Verdi, il GUE, che sarebbero la sinistra, diciamo, un po' più sinistra, poi ci sono i liberali, i non iscritti, il Movimento Nazionalista. L'attuale presidente del Parlamento europeo, Schulz, è il candidato dell'SND per la prossima Commissione europea. Un'altra volta. Se dovessero... alla Commissione. Okay. Quindi viene promosso, diciamo. Ok, questo è il simbolo. Da una cosa che non serve un cazzo, che una cosa influenza nel Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, al Parlamento europeo i deputati hanno degli assistenti, hanno un gruppo dietro che li aiuta nella preparazione dei loro pareri e dei documenti legislativi, però sono fortemente dipendenti dal know-how che gli apportano i vari rappresentanti di interessi che girano intorno alle istituzioni. Perché chiaramente i deputati non sono necessariamente degli esperti della materia, sono eletti dai cittadini come tra qualche settimana, ma anche i nostri che sono eletti non sono degli esperti della materia, quindi è giusto che insomma, però spesso sono molto dipendenti dai lobbisti. Vabbè, vi volevo raccontare solo un aneddoto veloce ma molto interessante su questa storia del Parlamento europeo e dei lobbisti. Se è vero che da una parte hanno bisogno dell'input, certe volte però insomma si eccede nel senso opposto. In alcuni casi si eccede nell'estremo opposto, da una parte avere delle informazioni dagli esperti è una cosa, però ci sono stati alcuni casi, l'anno scorso dei giornalisti con delle camere nascoste si sono introdotti al Parlamento europeo facendosi passare per dei lobbisti e hanno proposto a dei deputati degli emendamenti in cambio di denaro, ok? E questi deputati si sono resi disponibili a proporre degli emendamenti, quindi questo è un esempio di una proposta legislativa di un emendamento, ok? In questo caso di no, email, e questi si sono resi disponibili per questa cosa. E questo è stato filmato e quindi sono stati. Che qui da è gratuito, c'è da fare un po' di coda per i controlli, non so se è aperto la domenica pomeriggio, ma è sulla storia dell'Unione Europea. Sono 3 piani di cose molto interessanti. C'è un'organizzazione che faceva il monitoraggio di un dibattito, ok, e dell'influenza di alcuni lobbisti sui deputati. E quindi che cosa ha fatto? Ha cominciato a monitorare, facendo un database, del testo legislativo e degli emendamenti che venivano proposti, da chi venivano proposti e in che misura. E da questa ricerca
è emerso che, diciamo, alcuni deputati facevano proprio un copy and paste di alcuni emendamenti, e siccome erano gli stessi da tutta una serie di deputati, hanno cominciato a fare delle ricerche. Si sono accorti che erano dei lobbisti che avevano proposto degli emendamenti. Ok, ma la cosa veramente più incredibile è che il risultato è che un deputato, ok, deputato belga, Louis Michel, molto conosciuto, è stato ministro, adesso è deputato al Parlamento europeo, si è ricandidato, è stato commissario, la commissione, insomma, se le fatte tutte, tanto per dirvi. Ok, aveva proposto 220 emendamenti o giù di lì, ed erano tutti completamente un copy and paste di emendamenti proposti da delle lobby. Questa cosa è stata scoperta e era in conflitto con il regolamento del Parlamento europeo ed è stata posta al Collegio dei Questori, insomma, per una misura disciplinare, ed effettivamente è stato rilevato che questa cosa era stata fatta in difformità con il regolamento del Parlamento europeo, e quindi questa cosa è stata statuita. E a questo punto il Presidente del Parlamento europeo avrebbe dovuto implementare questa decisione e fare un'azione disciplinare, però il nostro bel Martin Schulz ha pensato bene di comprendere, si è rifiutato di implementare questa, un po' come quando Berlusconi, adesso mi posso permettere di fare un parallelo, cioè no, ha avuto una condanna e quindi il Parlamento doveva implementarla e lo ha fatto in Italia poi alla fine, e quindi c'è stata la decadenza. E invece Martin Schulz si è rifiutato di implementare questa decisione e quindi di prendere le misure disciplinari, perché siccome è candidato come presidente della Commissione europea non si voleva, diciamo, mettere contro il gruppo dei liberali. E questo non solo dimostra che l'influenza dei lobbisti a Bruxelles è molto grande, ok? Ma anche che, diciamo, la compiacenza all'interno dei gruppi di potere è molto forte, quindi scardinare queste dinamiche, comunque anche per i nostri deputati, non sarà facile, come in Italia al Parlamento, una volta che sono entrati, questi hanno cominciato a girare tutte le cose, a fare un po' di magheggi, come ci raccontava ieri la Carinelli. Anche qui comunque sarà un qualcosa di molto impegnativo, perché la compiacenza tra i gruppi di potere è molto forte. Vabbè, l'ultima cosa, sì, io però vi saluto qui, cioè Massimiliano, sì, Massimiliano vi porta chi vuole a Place Luxembourg, e vi racconta che a Place Luxembourg, che è dietro al Parlamento europeo, tutti i giovedì e venerdì dopo l'orario di lavoro si riuniscono tutti gli assistenti dei parlamentari, si vanno a bere una cosa, e lì ci vanno un sacco di lobbisti, e quindi, cioè, si crea, diciamo, un network molto forte, che anche di relazioni sociali, amicizie e tutto, però poi appunto diventa un po' complicato, perché, insomma, per carità, l'amicizia è bella, le reti sono belle, però poi dopo ci sono anche dei grossi conflitti di interesse, perché queste persone te le ritrovi poi dopo con l'emendamento e con la cosa un po' d'oggi. Io volevo chiederti una cosa, sai se i funzionari interni della Commissione europea, c'è tantissimi funzionari che vanno da A1 agli uscieri, sì. Se l'Italia che incidenza hanno funzionari italiani mandati dall'Italia a livelli dirigenziali? No, non vengono mandati all'Italia, perché i funzionari della Commissione europea sono dei funzionari del servizio civile europeo, nel senso che sono la funzione pubblica, hanno passato un concorso e sono funzionari, quindi non vengono mandati dall'Italia, come non hanno nessuna nomina politica, è come un funzionario di un ministero che ha passato un concorso. Il numero ci sta, una questione di proporzionalità. Io non credo che gli italiani non siano rappresentati in termini di numeri. Il vero problema del fatto che l'Italia non ha più un certo peso non è tanto dovuto agli altri, è dovuto agli italiani, nel senso che il sistema in Italia, a Bruxelles, cioè quelli che stanno alla rappresentanza, i parlamentari qui, i funzionari che stanno alla commissione, quelli che sono negli interessi privati o pubblici italiani qui, non fanno rete, mentre invece per esempio i tedeschi o gli inglesi sono molto molto bravi a fare rete, quindi hanno una capacità di influenza molto più grossa, non solo perché il peso politico, che ne so, della Germania è molto grosso oggi a Bruxelles, ma anche perché se tu ti metti in rete, e lo vediamo anche nel movimento, quando tu lavori con una rete, cioè collaborativa, ottieni dei risultati migliori. E secondo me l'esempio più grosso è quello di, ecco, l'Italia insieme al Portogallo, alla Grecia,
all'Irlanda, Spagna. Così vengono chiamati i pigs, i maiali, cioè quelli che si comportano male, siamo sempre gli ultimi della classe. Però è anche vero che qualche mese fa purtroppo la Germania è riuscita a fare passare una revisione degli impegni che erano stati presi a livello europeo nell'industria automobile, cioè l'industria delle automobili contribuisce in maniera abbastanza significativa le automobili alle emissioni di gas a effetto di serra, e Marco potrebbe essere è sicuramente più scientifico su questo, però per dirvi, la Commissione ha preso degli impegni 20-20-20 per la riduzione delle emissioni, per il miglioramento del il nostro contributo a livello di cambi climatici, incluso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che provengono dal settore automobile, così come per esempio dalle case e il riscaldamento. Esattamente. Allora, questo impegno era stato preso e le automobili dovevano contribuire.